Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi la sfida epica che mi piace ogni tanto riproporre, quella tra prodotti più costosi ed economici, quindi per metà viso mi truccherò con prodotti high-end, per l'altro viso, metà del viso low cost, e vediamo un po', secondo me sono sempre video molto simpatici, divertenti e in più ci permettono di capire se si possono trovare dei prodotti economici che bene o male valgono quanti quelli costosi a livello di resa e quindi possono essere anche utili per scoprire qualche chicca e vediamo un pochino perché secondo me sono super interessanti i prodotti che vado a mettere a confronto oggi e non vedo l'ora anche io proprio di vederli messi vicini uno con l'altro perché ad esempio ci sono prodotti che quando provo penso questo mi ricorda un prodotto più costoso, però poi per capirlo veramente bisogna metterli a confronto per vedere proprio per bene. Ad esempio, quando ho provato questo bronzer in crema di Sephora Collection, ho subito pensato al bronzer in stick di Rare Beauty e quindi oggi lo voglio assolutamente mettere a confronto, ma ci sono tanti prodotti interessanti. Quindi pensavo di mettere a confronto, allora innanzitutto loro due, perché secondo me questo può essere un confronto molto interessante, dato che questo prodotto di Catrice, il Tensational 10 in 1 Dream Primer, quando io lo utilizzo mi ricorda sempre, penso sempre che sia molto simile al Brightening CC Serum di By Terry. L'unico prodotto questo che quando lo utilizzo mi fa venire in mente il CC Serum, che secondo me è un prodotto che poi alla fine non è mai stato duppato, se vogliamo dire così, perché non mi sembra ci siano poi dei dupe di questo prodotto, definibili proprio come tali. Non ne ho neanche mai sentito parlare, o magari ci sono, ma appunto, vabbè che non è mai stato un prodotto virale tipo l'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, però non ho visto mai nessuno provare veramente a creare un dupe di questo prodotto. E io non ho mai utilizzato quindi prodotti che me lo ricordavano, tranne lui. A me questo ogni volta fa venire in mente il CC Serum, quindi oggi lo confrontiamo. Forse l'avevo anche già fatto, ma non mi ricordo assolutamente se l'ho fatto l'anno scorso o la scorsa estate, quindi andiamo a riutilizzarli perché devo anch'io ricordarmelo. Questo è descritto come un primer che ha questo color naturale, un color carne, e facciamo che vabbè, di qua vado con il low cost e ha proprio la texture di una cremina che resta bella morbida, tra l'altro questa sul viso, quindi lascia anche la pelle più morbida e idratata, però non è assolutamente pesante. Ecco, mi sono anche sporcata le sopracciglia, non è quell'idratazione ricca pesante, fino a una pelle mista secondo me questo può piacere molto, che aiuta a donare proprio anche una bella radiosità in più alla pelle, che è idratante, antirughe, naturalmente luminoso, sono proprio d'accordo. A me piace proprio anche, sapete che non utilizzo tantissimi primer, però nella bella stagione anche lui con un po' di correttore, se non mi interessa proprio avere coprenza, magari fa anche caldissimo, comunque dà questa pelle leggermente proprio, la pelle risulta leggermente più uniformata, radiosa, bella con un po' di correttore magari in alcuni punti e devo dire che è un prodotto che apprezzo molto, magari non pelle grassa perché comunque resta un po' idratante, un po' più morbido. Non è assolutamente minimizzante dei pori come dice, perché io non vedo particolarmente, sì, una cosa leggera, ma non è il primer per andare a camuffare i pori. Migliora il tono della pelle, va bene, antipolluce, antiossidante, un SPF 15, però non fateci affidamento, c'è scritto anche UV che non so mai se inteso come UVA o UVB. E poi nascondo un po' le imperfezioni, vabbè, quello è esagerato perché non ha una coprenza, però sicuramente dona un aspetto di pelle più liscia, morbida, radiosa e leggermente più uniformata. Ora mettiamo a confronto il CC Serum che qui ho nella tonalità Apricot Glow, ce l'ho anche nella tonalità più chiara, però vado ad utilizzare comunque lui che ha un colore un po' giallino, però vabbè, poi si fonde proprio con la pelle e secondo me da mettere a confronto va bene con quello di Catrice anche più come tono. E questo, allora, quando lo mettete ha una texture un po' più sierosa, quasi un po' più liquida rispetto a quello di Catrice che ricorda proprio più una cremina, però la sensazione poi è sempre di pelle più morbida, idratata, liscia,
e luminosa radiosa, però entrambi non danno l'effetto proprio super luminoso, unto, lucido, che a me non piace assolutamente. Questo di By Terry, come tutti i prodotti un po' di By Terry, ha questo sentore un po' di rosa, che in questo caso non mi dà fastidio. Io non ho problemi di per sé con le profumazioni, devo dire che però profumo la rosa di By Terry non mi piace sempre, a volte lo trovo anche un po' troppo. Qui, no, qua non mi dispiace, ad esempio nella palette viso mi piace tantissimo, non l'avevo sopportato nel prodotto labbra, l'avevo trovato terribile quel profumo di rosa. E anche lui, proprio anche come sensazione, e non dicevo una stupidata. Adesso ditemi se qualcuno veramente potrebbe capire che qui avete un prodotto da 70-80 euro e qui da, boh, 10 euro se è tanto, ma penso anche meno. È bellissimo CC Serum, però alla fine anche di qui è una pelle bella radiosa, al tatto sono identici, ho proprio questa pelle vellutata, morbida, liscissima, più idratata, prodotti stupendi per una pelle normale, secca sicuramente, anche, ripeto, fino a mista. E sì, forse questo leggermente, non è proprio un pore minimizer, non è un primer per i pori, però leggermente li enfatizza di meno. Però non li nasconde neanche, no? Poi dipende anche un po' dalla luce. Dai, a me sembrano praticamente identici questi due prodotti. Anche il tono. Voi notate delle differenze? Non lo so. Ditemi voi, qua diciamo che abbiamo già una prima soluzione economica, secondo me molto valida, alternativa a questo prodotto che è bellissimo, però costa veramente tanto. E non lo so se si può trovare un prodotto che costa un ottavo. Secondo me è un'ottima cosa, perché poi la differenza su prodotti così leggeri, un po' come dicevo per la Lift Flawless Filter, è talmente minima nella resa, nella percezione poi del make-up, che secondo me qui si può veramente anche puntare a un prodotto più economico. L'unica cosa è che spero si trovi ancora. Dovrò guardarci anche io perché questo è da avere. Allora, passiamo poi a un altro prodotto sempre per la base, anche se leggero anche lui, perché ho pensato di andare a confrontare il famosissimo Le Beige Eau de Teinte Fresh de Tint di Chanel, che andremo a mettere da questo lato, che è un prodotto che mi piace molto, con la CC Water di Erborian. Ok, Erborian non è proprio un brand economico, però questa CC Water in questa taglia travel io l'ho pagata 10 euro contro i 60 anche qui. Non mi ricordo perché poi i prezzi sono aumentati. Quando li avevo presi io costavano anche un po' meno, poi erano già costosi, ma un pochino meno. Adesso sicuramente è aumentato il prezzo anche di questo. E quindi voglio vedere com'è questa di Erborian, la CC Water, che dovrebbe avere proprio lo stesso concetto. Dovrebbe essere una texture acquosa con queste microperle incapsulate che a rottura poi lasciano un po' di colore sulla pelle, molto delicato. Quindi iniziamo con questo di Chanel nella tonalità light. È un prodotto che mi piace molto, ve ne ho anche parlato ultimamente. Vedete proprio questa texture acquosa, però lo devo mettere con la mano, perché se lo metto col pennello noto proprio una differenza nella resa di questo prodotto. È come se non mi si fondesse altrettanto bene con la pelle, e quindi durante il corso della giornata io lo sento più appiccicoso, lo sento più, sì, proprio appiccicoso, un po' più fastidioso, quasi, non dico unto, però non lo so, non mi resta così ben fuso con la pelle e mi dà un po' più fastidio. Invece, se lo metto con le dita, proprio probabilmente rompo meglio le microcapsule, non lo so, ma si fonde totalmente ed è bellissimo e non mi dà quell'effetto un po' appiccicoso e un po' fastidioso che ho altrimenti con l'applicazione col pennello. Vedete che non ha una coprenza elevata assolutamente, però in questo caso un pochino di pigmento all'interno c'è e quindi mi uniforma un po'. Per una base super leggera è perfetto. Devo dire che messo con le mani, probabilmente lo riuscirei a utilizzare anche con le temperature un po' più calde, anche se è un finish leggermente radioso, però radioso luminoso, però vedete sempre che non resta unto. Cambia proprio il prodotto, secondo me, messo con le mani. Così è bellissimo. Col pennello
come se non si fondesse bene, restasse forse più in superficie, quindi mi resta proprio non così adeso. Così, è veramente stupendo. Questo di Erborian io non l'ho mai provato e qui ho la tonalità Claire. Vediamo com'è, ma dovrebbe essere lo stesso concetto, però in questo caso è proprio trasparente. Io non vedo dei pigmenti, non ha quel colore sempre nude carne del prodotto di Chanel, quindi sono curiosa perché darà un po' di coprenza. Allora, sì, quando si applica veramente l'effetto è lo stesso, effetto fresco di prodotto a base d'acqua. Non so se c'è del pigmento all'interno. Aspettate che prendo bene uno specchietto. Sì, no, qualcosa c'è. Anche se non sembra, sembra completamente trasparente, confermo che c'è poi del pigmento all'interno. Quindi, massaggiando le capsule, poi queste microperle si rompono ed esce del pigmento leggermente colorato. Ah, io ho avuto il raffreddore, penso che lo sentiate anche un po' dalla voce, e il mio naso è ancora devastato, quindi questa zona sarà terribile a prescindere. Dovrò andare poi con un po' di correttore in più, insomma, sistemare un attimo. Vediamo un po'. Allora, la sensazione sulla pelle è veramente molto simile, veramente identica. Forse di questo ne serve un pelino di più rispetto a quello di Chanel per ottenere circa la medesima bassa coprenza, però poi l'effetto è veramente tanto simile, il colore anche è identico proprio. E vabbè, io qui sono proprio più rossa di mio. Sì, forse resta leggermente più pigmentato questo di Chanel, quindi ha una leggera coprenza in più, sempre bassa, ma leggermente di più, però per il resto il prodotto sembra effettivamente simile, anche se adesso sto sentendo che questo di Erborian resta più colloso forse, anche messo con le dita. Eh sì, mi resta un po' più colloso rispetto a quello di Chanel. Quello di Chanel si fonde proprio meglio, sembra proprio la pelle. Messo con le dita sembra proprio la vostra pelle. Questo invece ha una texture un pochino più grassa, se vogliamo, e ha questo effetto un po' più presente. Questa texture si più presente, quasi proprio un po' più collosa. Ora bisogna vedere se poi con la cipria tutto resta fastidioso o meno, perché l'effetto poi è veramente quasi identico, se non forse per questa leggera coprenza in più che dona quello di Chanel. Io non vedo quasi differenze, se non per la texture. Per il correttore, Best Skin Ever Glow di Sephora Collection, che metto a confronto con questo di Benefit, il Boeing Brighton Concealer, perché entrambi sono correttori da questo finish un po' luminoso, leggeri. E mi piacciono entrambi, ma voglio vederli proprio paragonati. Tonalità 20. Così, devo dire che Sephora Collection, adesso io poi qui devo andare di correttore, magari se no vado un po' di un fondo in polvere perché ho veramente il naso tanto arrossato. Devo dire che Sephora Collection ultimamente mi sta piacendo, attirando tantissimo, è proprio un brand che sta facendo poi delle uscite veramente interessanti, quindi tutto quello che sto provando ultimamente mi è piaciuto molto, lo sto espandendo un po', ne sto mettendo un po' più del solito perché, ripeto, sono molto arrossata. Per questo bel raffreddore, ovviamente, con tutti questi sbalzi di temperatura, non potevo che non prendermi il raffreddore. Io, figurarsi se non prendo il raffreddore. Vediamo un po'. Allora, la texture di questo prodotto, vabbè, a parte che qua adesso non si fonde bene, ma perché ho la pelle tutta rovinata, tralasciandoli, devo andare un attimo a tamponare. E questo correttore è molto bello, veramente super sottile, bello luminoso, mi piace tanto, non mi segna. È bello, è veramente un bel correttore a un prezzo abbastanza piccolo, insomma, medium low cost, diciamo. Guardate che bello. Come tono è perfetto, come sottotono l'avrei preferito un pochino più rosato, questo un po' giallino, quindi non mi illumina particolarmente,
Ma tanto oggi andiamo di cipria rosa, però come tono va benissimo. Leggermente più chiaro, un po' più rosato, signore, mi ha dato un po' di luminosità in più. Qui un disastro, ma proprio solo in questa zona perché, mamma mia, ho la pelle devastata, devastata, quindi non facciamoci caso. Dall'altro lato mettiamo questo di Benefit, che è molto molto carino, è un correttore anche lui molto leggero, eh? Non sono sicuramente prodotti ad alta coprenza, quindi non vanno bene per basi un po' più pesanti o strutturate, però sono veramente carini. Poi adesso, ripeto, anche col caldo, con la bella stagione, secondo me questi... Il tono è anche molto simile a quello di Sephora, anche lui ha una base un po' giallina. E forse questo di Benefit, ancora un filo di meno di coprenza, no, però risulta più illuminante messo così a confronto rispetto a quello di Sephora. Questo proprio nasce per andare a illuminare, quindi eventualmente questo si può proprio anche pensare in abbinata a un colore magari più correttivo per chi ha un'occhiaia più marcata. Bello, come tono, anche se è un po' giallino, in realtà è un giallino questo più chiaro, evidentemente, perché guardate come mi illumina tantissimo rispetto al lato del correttore di Sephora. La texture è bellissima, veramente bellissima. Devo dire che qui al momento sto preferendo quello di Benefit proprio per un discorso soprattutto di tonalità. È molto più bella la tonalità. Poi vedete che sono molto simili, belli, sottili, leggeri, solo che questo mi rimane più giallo. Questo mi illumina tantissimo, quindi preferisco questo lato per un discorso di tonalità, però le texture già testati sono fantastiche perché sono proprio leggeri, anche se avete dei contornocchi più segnati, più maturi, sono belli. Proprio fondenti con la pelle, non segnano, non seccano, sono bellissimi davvero. Adesso qui devo sistemare tutta questa situazione. Come pennelli ho utilizzato di qui quello di Kylie e qui questo di Essence, sono stupendi entrambi davvero. Spero solo non si noti troppo in video perché qualunque cosa io faccio al momento qui finché non mi passano tutta la spelatura del naso, è una zona squami, terribile. Però devo dire adesso che al di là di tutto, come effetto, sono bellissime secondo me entrambe le basi. Veramente stupende, a parte un po' il colore, del correttore di Benefit che preferisco. Come sensazione, sì, questa resta un pelino più ricca. Però vediamo se con la cipria non fa cose strane. È molto bello anche questo lato con il prodotto di Arborian. Forse è più indicato una pelle ancora più secca perché resta un po' più morbido ed emolliente. Ora andiamo di cipria rosa. No, 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 questa volta me lo ricordo. Non faccio l'errore perché devo andare a mettere dei prodotti in crema, quindi voglio metterli sotto la cipria. Andiamo a mettere i bronzer in stick. Da questo lato di Sephora Collection, il Care Make It Bronzed, ed è uscita anche la versione in contour che voglio assolutamente provare. E qui ho la tonalità 01 ed è qui quello di Rare Beauty nella tonalità Happy Soul. Vi faccio anche un confronto di tonalità così. Me l'ha ricordato subito quello di Rare Beauty perché è super morbido, è veramente un burro, come un po' quello secondo me di Rare Beauty. Allora, le tonalità non sono identiche, anche se entrambe calde. Questa è una punta più, questa è più biscotto e questa vedete che è un po' più marrone rossiccio. E questo di Sephora Collection swatchato sembra un pelino ancora più luminoso, però non è unto lucido, almeno per quello che ho già testato, mi è piaciuto molto. E andiamo. Poi voglio assolutamente prendere anche la versione contour proprio perché questa formula secondo me è bellissima, è veramente stupenda. E la versione contour, insomma, vorrei una tonalità neutra, non proprio freddissima, può essere perfetta poi anche per l'inverno, mentre questo è un colore un po' più estivo sicuramente. Utilizzo sei toni un pochino più caldi che più neutro, neutro freddi, a seconda un po' anche del periodo della stagione o di quello che mi va. Basta ovviamente che non siano o troppo freddi grigi o arancioni rossi proprio non naturali.
E guardate come si sfuma in mezzo secondo questo tono poi molto bello come bronzer caldo anche su carnagione, secondo me, chiara, perché poi è molto modulabile. Come riferimento mi chiedete a volte la mia tonalità, sono abbastanza chiara. Diciamo che sono più chiara di un light e più scura di un fair. Sono in mezzo, un fair light, io mi definirei proprio sì, un fair light. E questa già quantità per me è sufficiente come, sì, come effetto, come tono, mi ha già un po' scaldato, però vedete, è molto naturale. No, vabbè, ma si sfuma in mezzo secondo, è incredibile, mantiene sempre questa bella radiosità della pelle. Quindi magari, ecco, se avete, boh, la pelle grassa, non vi piace l'effetto un po' radioso, preferite qualcosa, proprio cream to powder asciutto. Non è questo il prodotto migliore, anche se poi sulla pelle, io odio i prodotti cremosi, unti, bagnati, questo si fonde con la pelle, non resta un ticcio bagnato, però ovviamente è ricco perché è molto cremoso, quindi è un po' emolliente e dona questa bella radiosità. Però fino a una pelle mista, poi settato con la cipria, è fantastico, è veramente stupendo e scalda con naturalezza, è proprio un tono bellissimo per una carnagione chiara. E adesso mettiamo a confronto questo di Rare, sono troppo curiosa di vederli paragonati. Sì, questo ha un tono caldo proprio diverso. Vediamo, visti così, a confronto quale mi piacerà di più perché io ho sempre amato anche questo di Rare Beauty, anche se poi era uscito dopo anche di Rare un colore mi sembra più neutro. Questo sia sì, una base proprio un pochino più rossiccia rispetto a questo. Allora, vi dirò, sì, è un po' più rossiccio, però effettivamente poi si fonde talmente con la pelle, non risulta per nulla troppo artefatto, troppo caldo, resta comunque abbastanza naturale. È naturale anche questo di Rare Beauty, è bellissimo anche il colore. Non lo so, mi piacciono un sacco. Per questa stagione sono secondo me stupendi, veramente stupendi. Io sto letteralmente adorando entrambe queste basi. Veramente non riesco a scegliere se non che sono certa che sul contorno occhi mi piace di più il colore del correttore di Benefit. Ma per il resto l'effetto è bellissimo di entrambi. Sì, ecco, le due cose che per ora mi fanno leggermente preferire il lato costoso sono la meno presenza, un po' più unta, se vogliamo, un po' più grassa del prodotto di Erborian rispetto a quello di Chanel e il colore del correttore di Benefit rispetto a quello di Sephora, ma per il resto veramente bellissimi. Come cipria andiamo per il lato economico? Poi metto dei blush che sono proprio dei cream to powder, quindi secondo me devono funzionare bene anche sulla base settata, forse anche meglio. Andiamo con questa di Essence della collezione Harley Quinn, che non mi ha fatto dispiaciuta per quello che l'ho provata, secondo me è molto valida. Poi anche pensando a quello che costa, perché non costa tanto, e mi sembra una buona cipria in una tonalità rosa a un piccolo prezzo, però confrontiamola con questa di Diego Dalla Palma, quindi due limited edition, le mostro adesso perché magari riuscite a trovarle ancora, la Cotton Touch Face Powder, che è bellissima, questa mi ha sconvolto veramente, l'ho trovata stupenda. Allora, prendiamo di rosa perché ne ho bisogno, visto il correttore troppo giallo. Ho decisamente un sottotono neutro rosato. Non sono freddissima perché comunque secondo me anche delle tonalità calde mi stanno bene, tipo i rosa caldi, pescati. Io me li vedo su bene sugli occhi, sulle labbra. Non mi vedo i colori proprio terracotta, arancioni, non, ecco lì proprio scozzano un po'. Quindi direi proprio più neutro fredda. Però per la base stanno su di me decisamente meglio le tonalità rosate, mi illuminano, mi danno proprio tutto un altro aspetto. E guardate già come ha illuminato tantissimo la tonalità rosa, ha tolto proprio il giallo del correttore. E dai, è bella questa cipria, considerando poi quello che costa, secondo me è da avere se avete un incarnato come il mio. Oh, vi stanno bene le tonalità un po' rosate, poi comunque non è un rosa
troppo intenso, quindi può funzionare abbastanza bene anche chi non è proprio super freddo d'incarnato. E è carina, non è quella di Uda, non è quella di Uda, in tutta onestà. È abbastanza levigante, tra l'altro è sempre questa zona, terribile, però è abbastanza levigante, comunque il suo lo fa, è setosa, non è polverosa, pesante, spessa sul viso, non mi secca la zona del contorno occhi, è veramente un'ottima cipria, per il prezzo merita. Tra l'altro mi sono accorta che ho messo la cipria di Essence col pennello di Hourglass e qui vado col pennello di Barbie per Primark, va bene. Se non faccio qualche. Se non confondo qualcosa ogni volta in questi video, non sono io, eh. Andiamo di lei che è bella, bella, bella. Questa è seta, è ancora più setosa rispetto a quella di Essence. È stupenda. Devo dire che a livello, beh, di levigatezza dei pori, niente male, eh? Niente male neanche lei di Essence, però il trito della polvere di Diego Dalla Palma è un po' migliore. Quello sicuramente, però vi devo dire, se la gioca veramente bene quella di Essence, ovviamente questa è una cipria che ha un trito ancora più setoso, un po' più morbido. Quindi magari se il tono è bello in entrambi i casi, abbastanza, forse questa è ancora un pelino più rosata, infatti si vede anche insomma, guardandola da qui, che è un pochino più rosata, quindi forse mi illumina anche un pochino di più. Quindi qua dipende un po' anche dalle vostre esigenze. Se la volete un po' più rosa, Diego Dalla Palma. Se non la volete troppo rosa, questa di Essence, perché si resta un pelino meno rosata. Però bella, insomma, vince questa di Diego Dalla Palma. Perché trovo ancora migliore la polvere, però mi piace molto anche quella di Essence. Applico un pochino di questa Diego Dalla Palma, scusate qui perché, vedete? Farvi capire che è più rosata, spegne ancora di più il giallo del correttore. Passo un po' di bronzer in polvere, perché magari con la cipria poi l'ho un po' smorzato. Ah, aspettate, devo dire che una volta messa la cipria non sento più così ricco il prodotto di Erborian, la base diventa praticamente quasi identica a questo, non lo sento appiccicoso, più fastidioso, no, quindi vediamo se poi si comporta bene, che non mi fa lucidare prima di quello di Chanel, direi che alla fine poi la resa è praticamente identica, è una cosa iniziale, ma mettendoci la cipria per i miei gusti trovo che poi la base sia praticamente identica, Chanel. Erborian, non vedo queste differenze. Sono molto contenta che poi si setti bene, si asciughi bene. Come bronzer in polvere vado col Butter Bronzer Physicians Formula, che resta, ve lo dico sempre, uno dei bronzer economici più belli di sempre, che vado a mettere a confronto con la Hoola Glow, perché sono due bellissimi bronzer anche estivi, ora in vista dell'estate, con questa polvere. Vabbè, fantastica, ma questo finisce anche leggermente radioso, che è molto bello anche in estate. Il tono si scalda un po', però vedete, anche qua scalda sempre in maniera molto naturale, quindi sono belle anche le tonalità, davvero. E lui, mamma mia, poi dopo tanto tempo ancora profuma meravigliosamente. Qua sto utilizzando un pennello di Kiko, mi sa che era una limited edition, che è stupendo. E dall'altro lato per la Hoola Glow vado invece con il pennello del nostro Patrick Ta. Non è proprio simile. Questo è il famoso pennello che mi ricorda la polenta taragna. Il colore delle setole mi ricorda la polenta taragna, che è buonissima. E vado con un po' di Hoola Glow. Devo dire che anche qui il pennello di Kiko. Questo di Patrick Ta è stupendo, ve lo consiglio, però era bellissimo anche quel pennello di Kiko, eh. Bellissime, veramente. Ma io non so, sono innamorata di entrambi i lati, non saprei scegliere. Sono stupendi, veramente stupendi. Sto realizzando complessivamente una base meravigliosa e
Non noto poi differenza, sembra praticamente che mi sono truccata con gli stessi prodotti. Blush, pensavo di confrontare questo di Essence, il Bouncy Blush della collezione Disney, che lo so, e mi spiace tantissimo, era una limited edition, non si trova più, però volevo fare questa cosa. In realtà si è sempre pensato che questo blush. Vabbè, ricorda tantissimo i Glow Play Blush di MAC, tra l'altro qui la tonalità che ho preso da poco, Blush Please, che è quella più simile al colore di quello di Essence, non proprio identico, ma molto simile. Però sapete che in realtà a me questo tocco super asciutto di questo blush, che è un cream to powder, ma è più powder che cream, perché è veramente super asciutto, più che questo di MAC. Come proprio texture, questo di MAC è più a cuscinetto, se lo toccate questo sprofonda di più, questo è proprio più asciutto ancora, o comunque con una texture diversa, mi ricorda tantissimo a me questo di Natasha Denona del Dream Chic Trio. Secondo me questo duo è trio è stupendo per queste due cialde, il blush in crema e l'illuminante in crema. Poi il colore è anche molto simile, quindi vado a mettere a confronto loro due. E andiamo. Ah, tra l'altro questi erano della stessa collezione, è vero? Prima con Essence. Questo blush per me è la fine del mondo. Anche qui Essence, mettilo in linea permanente o riproponilo perché è troppo bello. Questo io me lo mangio. Sono blush anche qui molto modulabili come intensità, come pigmentazione, un po' come quelli di MAC, perché non si ha un rilascio di colore, non si preleva tantissimo prodotto, pigmento, quindi è veramente super modulabile. Questo tono nude carne, secondo me il colore è perfetto come blush naturale per carnagione chiare, è bellissimo. E poi è proprio come mettere un prodotto in polvere, quindi perfetto anche con la bella stagione, col caldo, perché non resta assolutamente lucido, unto, perché è proprio asciutto, al tocco asciutto di un prodotto in polvere. E di qua andiamo con quello di Natasha Denona, il Cream Blush. Voilà, questo forse resta un po' più pigmentato, sì, da subito, decisamente rispetto a quello di Essence. Bellissimo. Stupendi entrambi, proprio tocco asciutto e questo è proprio ancora più nude desaturato. Questo è sempre un color nude stupendo, ma con una punta quasi di rosa malva all'interno che lo rende un pelino più vivo, sempre in un range di colori nude, però è sempre un tono molto naturale. Anche qui bellissimi entrambi, sono una differenza prettamente di colore, questa è una puntina più rosa malva, questo è proprio più nude carne, bellissimi però. Questa palette della Denona, io vado a prendere anche il blush in crema, che picchietto un po' così, mamma che bello che ha anche questo blush, la meraviglia perché si ha questo effetto proprio luminosità che viene dalla pelle senza glitter, senza nulla di artefatto, è stupendo, veramente fatto specchio. E come blush o illuminanti in crema, ho quello di NYX o questo di Kiko, che anche trovo stupendo. Vabbè, lui è stick della collezione Beauty Essentials e anche lui è bellissimo, veramente. Sto trovando i blush, gli illuminanti in stick e dai, bellissimi. Tanto che mi sa che nel tempo. Vi ho detto, mi sono proprio un po' fermata con l'acquisto degli illuminanti perché per quello che se ne usa ne ho già parecchi. Però qualche illuminante in stick, o comunque penso che andrò quasi più sugli illuminanti in stick perché anche per tutti i giorni danno questo effetto più naturale che è bellissimo davvero. E quindi li sto adorando. Forse questo di Natasha Denona sta un pochino più intenso da subito. Però, vabbè, sono bellissimi entrambi, Grazie. davvero. Come vi dico sempre, non ho tante palette economiche, vi riproporrei un po' palette che vi ho già mostrato nel tempo, perché di economico, boh, cosa mi è rimasto? Qualcosa, due palette di Beauty Bay, Wycon, che poi è economico fino a un certo punto, ombretti mono di Kiko che amo molto, un po' insomma cose che vi ho già mostrato tante volte. E allora ho pensato di mettere a confronto queste due matite, che sono entrambe in questa bella tonalità verde acqua, no, più che verde, sono verde acqua, un azzurro
topazio, non lo so. Sì, sembrano quei colori che sono un mix. No, più azzurro. No, no, proprio più un azzurro che un verde. Di Kiko, questa è la matita occhi long lasting eyeliner tonalità 12. E questa invece è la Killer Liner di Too Faced nella tonalità Killer Turquoise, giusto turchese. Non proprio identici perché poi questa di. No, non sono identici perché poi questa di Too Faced è opaca, mentre questa di Kiko è leggermente satinata. Però va bene, ormai mettiamo queste anche perché non ho molte altre soluzioni. Io, sapete, non utilizzo tanto la matita. Se non per la parte esterna dell'occhio, perché altrimenti poi col caldo, palpebra oleosa, un disastro. Però proprio giusto un tocco di questo colore lo voglio andare a mettere oggi. Poi sono anche colori già più estivi. Ne metto proprio un po' così come faccio con la matita marrone all'angolo esterno. È un colore molto bello, eh. Questa di Kiko è molto bella perché poi anche leggermente luminosa. Non so che cosa ne esce a fare una cosa del genere con l'azzurro, però ormai lo facciamo. Adesso andiamo di quella di Too Faced. Ho già fatto un pastrocchio perché. Allora, vi devo dire che comunque quella di Kiko, anche a morbidezza, non mi sembra abbia nulla da invidiare. Allora, questo è proprio più un colore pastello opaco, si sono diversi decisamente. Anche la punta di colore, a me piace più questa di Kiko, perché questa rimane proprio più un turchese pastello più chiaro. Adesso ve le metto, ve le faccio vedere proprio per differenza di colore, poi vado a sistemare, aggiungere un po' quella di Kiko. Però penso si capisca che sono proprio colori diversi. È valida anche questa di Too Faced perché l'ho già utilizzata qualche altra volta e mi era piaciuta. Però devo dire che mi piace più questo colore, resta un po' più intenso come punta di azzurro turchese e a gusto personale mi piace di più. E devo dire che comunque la matita di Kiko è morbida, insomma non è che vedo delle differenze significative nell'applicazione. Mascara, ho per il lato più costoso la Thick di Fenty Beauty. E dall'altro lato il panorama mascara di L'Oreal, due mascara abbastanza recenti, molto amati entrambi. Iniziamo, vabbè, da questo. Per il momento, per l'utilizzo che ne ho fatto io fino adesso, per quello che li ho provati, devo dire che sto preferendo quello di Fenty. Questo di L'Oreal non è che mi abbia sconvolto così tanto. Li ho presi anche perché gli scovolini sono abbastanza simili. Erano i due con gli scovolini più simili che ho al momento, quindi ho scelto loro. Questo di L'Oreal, non lo so, lo pensavo più sconvolgente, ecco, non è malvagio, ma neanche secondo me è così sensazionale. Non mi fa questo grande effetto super volumizzante, non lo so, me lo sarei aspettata più drammatico come effetto. Non è bruttissimo, insomma, ovviamente la differenza si nota avendo poi delle ciglia proprio poco evidenti, però non lo so, non mi ha neanche sconvolto come mi sarei aspettata. Invece mi sta piacendo questo di Fenty che andiamo a riprovare. Fenty, devo dire che anche qui devo stare un po' attenta perché altrimenti tendere ad addensarla, ad aggrumarle un po', proprio perché però è bello volumizzante, ma non so se si nota tanto, ma a me piace molto più l'effetto liftato delle ciglia definito che ho da quello di Fenty, mentre qui sì, no, è più bello, decisamente più bello. Proprio le spessisce più alla base, queste sembrano ciglia più rade da questo lato, mentre qui guardate che bello proprio l'effetto liftato a ventaglio, ma definito, più bello quello di Fenty, decisamente. Più bello, no, è un bel mascara questo di Fenty. Anche qui è abbastanza densa come formula, quindi un attimino bisogna farci attenzione perché comunque va a volumizzare parecchio. Però di qui mi addensa, ma non mi volumizza così. No, bellissimo questo di Fenty, però mi fa delle ciglia veramente liftate. Bello, bello, bello.
Quindi decisamente di qua preferisco questo di Fenty. Terminiamo con le labbra, perché che cosa ho scelto? Allora, come matita labbra pensavo di andare a confrontare questa di Elf, le Cream Glide Lip Liner tra le ultime uscite, con questa di Make Up For Ever, l'Artist Color Pencil, nella tonalità Wherever Walnut, perché secondo me sono colori abbastanza simili, quindi direi di confrontarli. Elf, devo dire che... Ah, questo colore, dov'è che c'era scritto qua? È invece Mauve Aside. Queste matite le ho prese in tre colori perché sono ottime per il prezzo. Morbidi, scriventi, pigmentate, durano abbastanza bene. Con queste potete fare anche un po' tutte le labbra. Però. E anche questa comunque di Make Up For Ever è più costosa ovviamente, e vanno benissimo se si trovano delle buone matite labbra, secondo me, a quelle economiche anche, però è validissima questa di Make Up For Ever, mi piace tanto, è davvero molto simile a quella di Elf, vedete anche come tono, qui ho trovato veramente un dupe, aiuto senza volerlo, Praticamente identico, ma anche la formulazione è tanto simile. Il colore è praticamente identico. Ho trovato veramente un dupe incredibile. Colore identico e tra l'altro, no, veramente anche la formulazione identica. Poi sono entrambe matite in legno. Oh, morbido uguale, precise uguali, pigmentate uguali. Stesso colore, no, vabbè, incredibile. Aiuto! Che dupe che ho scovato, eh? Che dupe. E andiamo adesso a mettere questi prodotti che ormai stanno facendo tutti, questa sorta di lip balm, lip gloss a stilo, a penna. Qui ho quello di Hourglass nella tonalità Sleep per il lato più costoso, perché questo colore è bellissimo, è un... Com'è che usciva questo? Adesso non mi ricordo più. Tipo un nude rosato, veramente bello questo di Hourglass. Ho girato per mezz'ora finché si è indurito un po' e finalmente è uscito. Qui Hourglass. Metà labbra è sempre difficile. Questo colore lo adoro. Guardate quanto è bello. È stupendo. Super lucido, mamma mia, che meraviglia! Bellissimo colore, proprio un nude stupendo, morbidissimo, effetto fresco, non pizzica. No, ma che bello! Guardate poi come rende proprio le labbra più distese. La formula bella, bella, bella. Questi di Hourglass sono stupendi. Questo colore incredibile. Vediamo se questo di NYX, che andiamo a utilizzare sul lato economico, potrà reggere. Elf Oil Slick Click nella tonalità Going Viral, che è sempre un bel nude. E vediamo un po'. Allora, la formula, anche a vederla così dallo stick, è meno emolliente rispetto a questa di Hourglass, che per questo vedete, lo vedete che è proprio più. Si rompe di più, però sembra anche più lucida. Infatti, mi ricordo che questo non è lucidissimo. Questa è proprio si spappola come formula. Questa resta un pelino più densa. Però vediamo. Per togliere l'eccesso, io faccio, prendo un pezzetto, un fazzoletto, un pezzo di carta e faccio così perché lo tolgo ai lati della bocca dove si accumula un po' di più. Bellissime, ma sapete che wow, abbiamo trovato poi praticamente un dupe anche di colori, perché alla fine il risultato finale, insieme alla matita labbra, i due colori identici, identici, praticamente con lo stesso effetto, questo è solo più mentolato e fresco come sensazione sulle labbra, quindi boh, forse leggermente più lucido quello di Hourglass, ma bellissima anche l'accoppiata di NYX con la matita di Elf. Beh, le matite sono identiche come colori e secondo me rendono poi praticamente identici anche questi colori. Sleep di Hourglass e Going Viral di NYX. Comunque stupendi entrambi, veramente bellissimi. Non saprei anche qui Sono scegliere. contentissima in realtà per fortuna di tutti quasi questi prodotti perché ha una base che mi piace da matti da entrambi i lati. Cioè,
Le labbra bellissime. Ecco, per le matite occhi ho preferito in questo caso il lato economico, perché mi piace di più decisamente il colore della matita di Kiko e non trovo che abbia una formulazione inferiore rispetto a quella di Too Faced. E come mascara invece ho preferito il lato costoso con Fenty, quindi per gli occhi si equiparano. Mentre per il resto vi devo dire che a me piace praticamente tutto allo stesso modo. Non riesco a dirvi ho una preferenza, anche perché poi devo dire che la CC Water di Erborian non risulta pesante, grassa, appiccicosa, fastidiosa. Sì, forse la cipria, questa di Diego Dalla Palma, un plus in più rispetto a questa di Essence, però mi piace anche lei, comunque è valida. Questo prodotto se la gioca veramente bene con quello di By Terry, anche qui non noto differenze per preferire uno l'altro. Bronzer in crema stupendi, blush in crema stupendi, labbra stupende, illuminanti stupendi, quindi boh, io super contenta, mi sono divertita un sacco a mettere a confronto questi E prodotti. adesso Adesso anche voi cosa ne pensate? Se preferite comunque un lato rispetto all'altro. E niente, io vi saluto. Se volete alla prossima, un bacione grandissimo, ciao!